Buonasera a tutti, bentornati su Metro Napoli Web TV. Oggi abbiamo in studio il responsabile di una delle associazioni che è tra le fondatrici di Rete Civica Metropolitana, perché è tra le prime associazioni che ha aderito al nostro progetto ed è Partnet. Salvatore Sparavigna ci viene a trovare ogni tanto, però devo dire è la prima volta che riusciamo ad intervistarlo. Salvatore, può parlarci innanzitutto di qual è l'attività della vostra associazione, quali sono le cose che state facendo in questo periodo? L'associazione Partnet, che è una sorta di acronimo da Partner per la comunicazione sociale, ci occupiamo appunto di comunicazione sociale, cioè partiamo dal presupposto che è importante oggi comunicare in un ambito sociale affinché molti obiettivi, molte programmazioni, molte mission possano essere realmente concretizzate e portate avanti. Cioè, in realtà io ricordo bene, una delle cose più belle che ho visto fatte da voi è il famoso calendario Ah, sì. sui senza fissa dimora. Cioè, in realtà voi operate in un quartiere particolare della città, cioè nell'associazione La Tenda, lì Sì, nella sanità. Sostanzialmente voi vi occupate di quella che è la vita delle persone senza fissa dimora, che vivono emarginate, ai margini della società. Così. noi sì, diciamo indirettamente ci occupiamo in quanto il primo ad accogliere il nostro appello affinché fossimo noi come redazione giornalistica, perché preciso, l'associazione ha creato una web TV. Proprio dopo il successo del calendario, un'intuizione del sottoscritto che prevedeva, come dire, l'invasione del concetto di povertà e di impoverimento, stiamo parlando del 2009, realizziamo appunto questo calendario con i personaggi famosi, molti lo ricorderanno, il sito è www.lamiastrada.it, dove c'è ancora tutta il backstage, eccetera. Dopo questa esperienza toccammo con mano la realtà, anche perché da poco Don Antonio Vitiello ci aveva affidato, Che è ci aveva responsabile della il tenda. responsabile del centro La Tenda Onlus, che ogni sera accoglie 120 senza fissa dimora, ricordiamolo, giù alla sanità, sotto al ponte, ci diede in comodato d'uso alcuni locali per far nascere la redazione di questa web TV. Una redazione e una web TV che da sempre non si è occupata né di veline, né di calcio, né di politicanti. Ci siamo occupati degli ultimi, dei senza fissa dimora, dei vessati, di chi non ha voce. A tal punto facemmo anche un seminario, un workshop con i senza fissa dimora, dove alfabetizzammo, se così possiamo dire, al di là di tutta poi la problematica dei senza fissa dimora, all'uso di microtelecamera anche i senza fissa dimora, coloro che erano capaci. Salvatore, è strano però pensare che ci si possa occupare di queste persone, di queste cose e sopravvivere come in una condizione nella quale le stesse istituzioni non hanno fondi per andare avanti. Cioè, come fate concretamente a mantenere in piedi una struttura del genere? Fate anche delle belle cose, io ho visto dei bellissimi video, raccontate delle storie incredibili. Come fate a sopravvivere? Cioè, quali sono i contributi che riuscite ad ottenere da parte delle istituzioni o fate tutto da solo con volontariato? Allora, noi siamo, l'abbiamo precisato anche nella nostra gerenza, noi siamo giornalisti volontari. Con questo non vuol dire che rifiutiamo contributi, malgrado non ne abbiamo mai ricevuto nessuno. Però non ci affanniamo a cercare la sostenibilità tradizionale. Infatti noi non ci reggiamo in piedi, noi siamo in equilibrio. Però se ci alleggeriamo di quella zavorra che è quella dettata da solite dinamiche come dire, un po' strane nell'ambito della sussistenza e della contribuzione, probabilmente spinti solo dal volontariato vero o comunque dalla voglia di informare nel sociale, che tra l'altro è anche una carenza da un punto di vista sia istituzionale e sia giornalistico in generale, probabilmente pesa meno. Facciamo e vogliamo avere questo approccio fuori da schematiche e da sottomissioni istituzionali, proprio perché non c'è ancora quella maturità da parte delle istituzioni che ci potrebbe permettere di avere eventualmente contributi senza un'egemonia, senza un controllo. Facciamo, come dici tu, tante belle cose, sicuramente ti ringrazio.
però le facciamo sempre con enorme sacrificio. Però, come dice il Papa, il sacrificio fa parte dell'essere umano, e quindi se tu lo prendi, lo avochi tranquillamente, non ti dovrebbe pesare. Il problema è chi lo respinge. Ecco, Salvatore, tra l'altro voi siete passati dalla dimensione della sanità del centro storico di Napoli ad una realtà dell'estrema periferia, anzi della provincia di Napoli, che è Torre Annunziata. Noi che ci occupiamo di città metropolitana da tempo abbiamo sempre sostenuto la tesi che in fin dei conti tutta la provincia di Napoli vivesse delle stesse caratteristiche. Voi che lo vivete tutti i giorni, effettivamente ci sono delle similitudini tra realtà come quella di Torre Annunziata e quella degli emarginati del centro storico della città? Sicuramente, quello che accomuna, ahimè, lo devo dire con non un piccolo margine di tristezza, in quanto sono nato a Torre Annunziata, seppur in giovane età sono emigrato qui a Napoli per poi girare un po' il mondo. Devo dirlo, da 2 anni che sono tornato a Torre Annunziata ho riscontrato il degrado, quello che accomuna un po' Torre Annunziata con appunto il centro storico, ma in quella zona di Napoli dove abbiamo operato con i senza fissa dimora, dove c'è comunque un certo ombelico della città, accomuna il degrado. Un degrado che non è solo riscontrabile nelle strutture abbandonate di Torre Annunziata. Ricordiamo che Torre ci sta. La spiaggia bellissima della Salera, piena di amianto, piena di rifiuti, ci sono strutture antiche abbandonate, pastifici, cinema, teatri, eccellenze, negli anni 70 erano eccellenze quasi nazionali, ora sono abbandonate, ma c'è un degrado mentale e la nostra incisività vediamo che è abbastanza ci attrae, in quanto proprio la mentalità di Torre Annunziata, abituata probabilmente al malaffare, alla collusione, alla corruzione, malgrado tutti gli sforzi che alcune amministrazioni hanno fatto per cambiare rotta, la mentalità ormai è contaminata. Io dico sempre che il torrese non è cresciuto abbastanza, si è alzato una grande muraglia attorno alla città e non ha reso possibile al cittadino medio, a quello che probabilmente vuole emergere, di poter vedere il mondo come girava, nel senso buono, e di potersi adeguare. Ultima domanda. Al di là di queste esperienze già realizzate, voi avete una fucina incredibile di attività, di iniziative. Sì. Ogni volta che vi sento mi parlate di cose nuove, di iniziative. Quali saranno le prossime tappe e soprattutto le prossime iniziative su cui state puntando particolarmente? Le immediate già avviate, ti dico tre, perché sono proprio avviate, formalizzate, istituzionalizzate. La prima è un documentario che stiamo realizzando in accordo con l'assessorato alla cultura di Torre Annunziata, appunto, che per fortuna è cambiato, c'è il professor Izzo, il preside Izzo, una persona di spessore, e ci ha affidato la realizzazione di un documentario che si chiama Le rughe del tempo. Le rughe del tempo, dove facciamo interagire con le nuove tecnologie i giovani con gli anziani, in quanto poi, tra l'altro, paradossalmente Torre Annunziata è depositaria di tanta memoria. Parliamo di pastifici, parliamo di luoghi, parliamo di persone che stanno scomparendo e non c'è la possibilità di trasmettere ai giovani questo tesoro, questo patrimonio. Questo è uno. Il secondo è il calendario Un tweet per dire no, che quasi sicuramente è un progetto che portiamo avanti da 2 anni con i personaggi famosi, donne famose. Probabilmente esce il 25 novembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne, e con un partenariato con l'ambito 30 della città di Torre Annunziata, capofila di alcuni comuni, con il quale ambito l'associazione Partnet e il sottoscritto abbiamo stilato accordi per comunicare al meglio l'iniziativa degli sportelli antiviolenza, che come voi sapete sono stato oggetto ultimamente di un finanziamento regionale. Appunto, la regione ha stanziato 4 milioni e mezzo per gli ambiti, e gli ambiti devono creare, mettere a regime uno sportello antiviolenza, e devo dire la lungimiranza del dirigente Monda, se non dell'assessore, lo stesso Izzo, alla cultura e alle politiche sociali, vogliono investire questi fondi non per i 9 mesi o i 10 mesi di cui è al bando, ma vogliono renderli più... Per lasciare qualcosa, e quindi hanno capito che la comunicazione sociale è la chiave per amalgamare e per unire anche i cittadini. La terza?
La terza, il comune di San Giuseppe Vesuviano, per la stessa tematica del femminicidio o comunque dello sportello rosa, ha individuato nella nostra associazione una valenza eccezionale per poter comunicare al meglio quello che sono le tematiche attorno al problema della violenza sulle donne. Allora, io nel ringraziarvi della vostra partecipazione voglio ricordare che la rete civica è a disposizione delle associazioni che aderiscono per poter anche dare il nostro piccolo contributo, certo, in questi progetti, che tra l'altro proprio per la dimensione anche geografica che utilizzate ci sembra molto vicino al nostro progetto. Ringrazio noi, a tutti. Noi siamo anche disponibili eventualmente per un partenariato con la rete, perfetto, e siamo disponibili a dare una mano là dove ce ne fosse bisogno, perché siete tutti bravi, tutti eccezionali. Vi avremo presto. Grazie. Grazie a tutti.